Bentornati sul mio canale. La domanda del giorno è: perché ho lasciato Facebook? Ah, la risposta è molto semplice. Nel corso degli anni Facebook ha incominciato a non mostrare più i miei post a tutte le persone che mi seguivano. E questa tattica è dovuta alla storia del chi paga la pubblicità e chi non se la paga. Quindi per un periodo la mia pagina andava benissimo per gli standard che mi ero imposto. Io credevo di avere come seguaci solo le persone che conoscevo e la mia famiglia, quindi... Invece con una condivisione e un po' di passaparola è aumentato il numero di persone che avevano messo mi piace, tanto da arrivare quasi a 1000. Difatti, se non erro, ero arrivato a 948 mi piace alla pagina. Ecco, raggiunto quel numero, si è fermato tutto. Allora, io ogni tanto ho pagato della pubblicità. L'ho fatto per Poveranza, la parodia di Riccanza che avevo girato con i miei fratelli, che comunque pensavo che valesse quei 10 euro spesi per pubblicizzarla. E in realtà qualcosa l'ha anche portato, perché qualche mi piace in più sono riuscito ad ottenerlo con la pubblicità a pagamento. Solo che una volta raggiunto quel numero, la pagina si è fermata. Ad un certo punto ricordo che era uscita fuori la notizia che Facebook oscurava i post delle pagine che non si pagavano la promozione, quindi le pagine piccole come la mia, e che quindi bisognava ricordare a chi aveva messo mi piace di attivare anche le notifiche per i post. Ecco, io ricordo questa cosa l'ho fatta, anche se per me questo processo era già cominciato, nel senso, io avevo 948 persone che avevano messo mi piace alla pagina. In una lunga serie di post raggiungevo 100-106 persone, o tra le 50 e le 200 persone. Quello che mi sono sempre detto era che magari i miei video non piacevano più alle persone, che forse era ora di svecchiare un po', e difatti per un periodo oscuro ho anche messo dei video meme che erano terribili ma che generalmente piacevano alle persone. Perché quando hai una pagina e cerchi di farla crescere, di raggiungere il più persone possibili, comunque devi anche provare diversi video, diversi post, cercare di cogliere l'attenzione di tutti, e non è facile. Capita anche che si finisca per fare delle cose che in realtà sono sbagliate, ma se non si prova non si potrà mai sapere. Ma la cosa che proprio mi fa imbestialire di Facebook è che, ad esempio, questo video, il doppiaggio di Chiara Galeazzo. Allora, 2270 persone raggiunte, 568 interazioni, 1000 visualizzazioni, 29 mi piace. Forse devo studiarmi di più la faccenda degli algoritmi, di come funziona Facebook, perché di sicuro è una cosa sulla quale ho poca conoscenza, lo ammetto. Però questi dati li posso vedere e dentro di me penso: come mai 1000 persone hanno visto il video? Ci sono state 568 interazioni, quasi 1000 persone seguono la mia pagina e ci sono soltanto 29 mi piace. Com'è possibile che le prime persone che commentavano i miei post erano quelli della mia città, i miei amici, che componevano al massimo una centinaia di mi piace totali nella pagina, e delle altre 800 persone niente? È questo quello che mi chiedo, la cosa che mi fa arrabbiare veramente, e il motivo per il quale ho voluto lasciare Facebook. Perché capisco che Facebook voglia incentivare di più le persone che si pagano la pubblicità, quelle che hanno i soldi per creare una campagna pubblicitaria per le loro pagine, però non vedo il motivo per il quale bisogna attaccare le pagine più piccole, e vorrei sapere davvero che cosa hanno visto quelle 300, 200, 400 persone che guardavano il video e poi non mettevano neanche un mi piace. Perché di 1000 persone credo che sia impossibile che neanche 50 lasciano una reazione al post. E poi ci sono dei video che io ho fatto in 10 minuti, ad esempio i doppiaggi di Twilight. I doppiaggi di Twilight li facevo in 10 minuti, un quarto d'ora. Inizialmente i doppiaggi ricevevano più o meno un numero fisso di mi piace. Poi, durante le vacanze di Natale del 2017, c'era stato un boom di mi piace per un doppiaggio di Twilight. Quello è stato il boom della mia pagina. Improvvisamente le persone hanno cominciato a condividere il doppiaggio, a mettere mi piace, a commentare, a taggare i propri amici. Il numero dei mi piace del video è salito a, mi sembra, più di 2000, e ci sono state altrettante centinaia di condivisioni. Un video porta all'altro, e non solo i doppiaggi, ma anche i video dove c'ero io stesso, dove facevo le parodie dei miei professori o di qualsiasi altra cosa, più video avevano ottenuto di sicuro più di un centinaio di reazioni. Guardando anche i numeri degli insights della mia pagina, c'era una tendenza verso l'alto. Quindi perché all'improvviso
si è fermato tutto quanto. E quindi, cioè, è diventato proprio un post dopo l'altro, è diventato sempre di più un mortorio nella pagina, tanto che adesso io condivido i link dei video a YouTube o magari pubblico direttamente i video interi su Facebook. E l'ultimo video che ho pubblicato è quello della Pizza Challenge, che su YouTube ha avuto centinaia di visualizzazioni e diversi mi piace, mentre su Facebook, in una pagina da 900 mi piace qualcosa, perché poi ne ho anche persi, mi sembra 30 negli ultimi mesi, 30 o 40, ho raggiunto 160 persone e ci sono state solo 57 visualizzazioni. Ribadisco un punto, voi potete dirmi: questo video non piace, i tuoi contenuti non piacciono, però allora perché più di 900 persone hanno messo il mi piace alla mia pagina, mi hanno seguito, se poi non sono più interessate a guardare i miei contenuti? Allora, quello che mi chiedo io è: Facebook, perché stai nascondendo i miei post alle persone che hanno messo mi piace alla pagina? E ormai ho proprio lasciato perdere, perché avere una pagina non costa niente, è una cosa gratuita. Ma se dietro a questo gratuito ci deve essere lo zampino di Facebook che senza informarti ti mette i bastoni tra le ruote, allora non ha senso continuare a utilizzare Facebook come piattaforma per i miei video e quindi ho deciso di passare a YouTube. Era da un sacco che non vedevo delle reazioni ai miei video e questa cosa mi aveva fatto pensare di non dover continuare a farli. Invece, da quando sono andato su YouTube, ho potuto sperimentare video diversi, perché comunque non è come con Facebook che una persona ti deve seguire per vedere quello che pubblichi. Su YouTube tu cerchi una parola chiave e se nel mio video rientra quella parola, allora può capitare tra le tue ricerche. Questa è la cosa che mi piace di YouTube, quindi io posso fare una recensione, posso fare un video ASMR, posso fare una pizza challenge e la persona che cercherà una di queste cose probabilmente troverà uno dei miei video. Quindi Facebook mi dispiace perché lì è cominciato tutto quanto, ma non ha senso continuare a utilizzare la mia pagina se le persone che mi seguono non vedono i miei post. Cavolo, persino Instagram è un metodo migliore di pubblicità piuttosto che la pagina. E non ho tanti follower. Bene, vi ho un po' informati su quello che c'è dietro al video, perché è molto semplice pensare a Gianmarco che fa il video, lo monta al computer, lo pubblica e poi ne fa un altro, senza sapere che dietro in realtà c'è uno studio delle reazioni delle persone. E quindi è così. Dietro a tutto ciò c'è un mega dramma, un complotto da parte di Facebook per non fare vedere i miei video. Spero che vi abbia fatto piacere sapere queste informazioni. A me di sicuro ha fatto piacere raccontarvele. Perché non vorrei che si pensasse che ho smesso di usare Facebook per passare a YouTube per qualche oscuro motivo. Ho sempre voluto fare video che potessero coinvolgere anche le persone, quindi che potessero far ridere, far riflettere oppure semplicemente far passare il tempo. Ma Facebook non è più il metodo migliore per fare quello che mi piace. Se volete condividere la vostra opinione, mi raccomando, fatelo nei commenti, mi farebbe un sacco piacere potervi rispondere. Se non l'avete fatto e vi piacciono i miei video, iscrivetevi al canale. E cliccate la campanella vicino all'iscriviti, in quel modo forse riceverete le notifiche tutte le volte che pubblico un video. Mi raccomando, statemi bene, non fatevi fregare dalle grandi aziende e ci vediamo al prossimo video. Titoli di coda.